Ciao a tutti i lettori di Badtaste.it, siamo a Il Capitan Theater. Ciao a tutti, sono Michele. Siamo a Il Capitan Theater a Hollywood Boulevard a Los Angeles e abbiamo appena visto Frozen, il Regno di Ghiaccio, il film Disney che è uscito questo Natale in Italia e che è uscito adesso per il ringraziamento di Disney. E cosa dire? Intanto la prima cosa che voglio dire io è che c'è un cortometraggio prima del film realizzato in maniera straordinaria. È un corto che tu avevi già visto durante la D23 e non svegliamo nulla per non spoilerare, però è un bellissimo omaggio al cinema dell'inizio, ai primissimi cortometraggi della Disney e in generale al cinema, tutto quanto il cinema, a livello tecnico, a livello artistico. È molto, a me è emozionato tantissimo. Sì, è la terza volta che lo vedo, mi è piaciuto fin dalla prima volta. È estremamente originale, estremamente intelligente, divertente. E invece il film a me è piaciuto tantissimo, non l'ho trovato straordinario, però l'ho trovato credo uno dei migliori film della Disney Animation, credo degli ultimi tantissimi anni, nel senso che è bello, è realizzato bene, è fatto benissimo, ha degli effetti visivi e le animazioni che sono straordinari. È vero, il character design assomiglia lievemente a quello di Rapunzel, ma neanche troppo. E soprattutto una delle intenzioni, quella di chiamare Rapunzel, che sì, è stato un grande successo. E soprattutto la storia non è quella che sembra da come è stato proposto il film. A me ha sorpreso molto. Pieno di colpi di scena, è molto originale. Concettualmente i cambiamenti che fanno rispetto alla storia tradizionale sono abbastanza sorprendenti e innovativi. Sono sicuro che a me ha sorpreso molto e mi è piaciuta molto. Alcune cose non mi hanno convinto al 100%, a livello di struttura secondo me sarebbe potuto essere migliore. Un po' semplice, però le complicazioni erano talmente tante secondo me anche dal punto di vista concettuale e visivo che se la sono cavata benissimo alla fine. Ecco, non vogliamo dire troppo della storia, proprio perché ci sono diverse sorprese. Diciamo che anche se la struttura è molto tradizionale, è compatta, eccetera, è un musical, è il grande ritorno del musical Disney e funziona tutto benissimo, le canzoni sono molto belle, eccetera. Però appunto ci sono tutta una serie di colpi di scena e di situazioni che non sono poi così tradizionali, diciamo, né dei cartoon Disney né dei cartoon in generale. Per cui è un film di atmosfere, cioè atmosfera natalizia a manetta, anche se qua c'erano 25 gradi questo momento. Però appunto. Ma in sala si ghiacciava. Sì, esatto. E poi la cosa divertente di questo cinema, che è il classico cinema di Hollywood, è che prima ancora dell'inizio del film c'è stato uno spettacolo di organetto, cioè c'era l'organetto che suonava delle canzoni famose della Disney. Non mi ha fatto impazzire. Era bellissimo. E poi c'è stato uno spettacolo di queste due signore che scolpivano il ghiaccio a forma di pupazzi di neve, una cosa straordinaria. Abbastanza diversa. Sì, ovviamente ho spettacolo intrattenimento per tutta la famiglia e così via, però fa molta impressione vedere questo genere di film qua, dove questo genere di film vengono fatti proprio, perché il Capitan Theater poi se non sbaglio è proprio il cinema della Disney. Insomma, tutto peraltro l'interno è stato tutto addobbato in tema Frozen, per cui insomma è un'esperienza veramente impressionante. E positiva. Vi salutiamo, alla prossima. Ciao. Ciao.